Dopo la prima mostra in Villa Campolieto nel luglio dell'84 e una successiva, come dire, puntata fatta qualche mese dopo, sempre in Villa Campolieto, la collezione che intanto si era ben definita e ormai si era arricchita di tutte diciamo, le adesioni, le partecipazioni, le opere che man mano arrivavano. La collezione ebbe un momento di, come dire, ebbe un momento di grande consacrazione a livello internazionale quando arrivò l'invito da parte del Ministero della Cultura francese, all'epoca il ministro era Jack Lang, di portare l'intera collezione Terremotus al Grand Palais a Parigi. E qui vale la pena fare una piccola notazione, cioè mentre a Napoli e in Italia questa operazione veniva vista ancora come dire, con un certo, insomma, un po' di sospetto, cioè veniva vista come l'iniziativa di un privato che non si capiva bene se fino a che punto era solo un suo interesse. Sì, si riconosceva in alcuni ambienti più strettamente legati appunto del mondo dell'arte, ma non al di fuori. Si riconosceva una importanza, diciamo, un segnale importante che veniva dall'arte non soltanto rispetto alla partecipazione, appunto, alla partecipazione emotiva al terremoto, ma veniva letto anche come un cambio di passo di come l'arte poi si pone rispetto a tutto quello che gli gira intorno. Ma ripeto, in Italia era argomento e tema di un dibattito molto ristretto. In Francia invece colgono l'importanza di questo progetto, colgono l'importanza poi e la qualità della mostra, e viene appunto, arriva questa offerta da parte del Grand Palais, qualità di una mostra che insomma in quel momento era davvero di prestigiosissima. Non so quanti musei, quante realtà internazionali avrebbero potuto mettere in piedi una collezione del genere, un'iniziativa del genere, se non ci fosse stato appunto innanzitutto il dinamismo, la visionarietà di Lucio Amelio e la sua energia, e anche il fatto di, diciamo, come dire, il dato di partenza, che tutto questo succedeva in un luogo ad altissima densità creativa. Quel luogo era Napoli, era appunto andando oltre la tragedia, andando oltre la vicenda in sé, ritrovava anche una sua dimensione, diciamo, di città dove la creatività non era e aveva continuava ad avere una sua importanza, continuava ad essere uno dei motori della, diciamo, di tutta la sua realtà. Grand Palais, a quel punto la mostra ormai era completata, cioè gli artisti erano 65 con opere monumentali, opere appunto da collezioni, da grandissime, cioè da collezione di altissimo livello. Insomma, rivedendola 30 anni dopo, insomma, uno si rende ancora più conto diciamo, del peso specifico di questa collezione, sia ovviamente in termini culturali e in termini specifici per quanto riguarda la ricerca d'arte, ma anche in termini, se vogliamo essere un po' prosaici, anche in termini, come dire, economici. C'è una collezione che, semmai, ma non è possibile e non potrà mai succedere, dovesse, come dire, tornare sul mercato, una collezione oggi ipermilionaria, cioè una collezione che ha insomma, un peso davvero straordinario. Vabbè.
Detto questo, intanto il progetto non è che, come dire, si completava con questo momento di celebrazione al Gran Palais, cioè continuavamo a discutere, appunto, c'era il problema, appunto, cioè a questo punto diventava importante dare una forma anche concreta, una forma organizzata a tutto questo, perché intorno alla collezione, la collezione era vista, e soprattutto erano gli artisti a percepirla come tale, era vista come un laboratorio di idee, un laboratorio di dove si elaboravano anche dei nuovi, diciamo, nuovi atteggiamenti e nuovi dibattiti che nell'arte in quel momento affioravano. E questo, diciamo, da questo punto di vista, il contributo di Beuys diventa fondamentale, c'era un contributo teorico molto importante. Per cui il problema che ci ponemmo, appunto, nel frattempo, come dicevo prima, si stava mettendo a punto la fondazione che vedeva Lucio Amelio presidente insieme con le sue sorelle, poi c'era io ero il direttore della fondazione, con un apparato di, diciamo, un comitato scientifico di altissimissimo, se si può dire, di altissimo profilo. C'era a questo punto anche il problema proprio di come dire, trovare un luogo fisico. Cioè la galleria non poteva essere, ovviamente, per definizione, il contenitore. La galleria era stato e che continuava ad essere il motore che alimentava questa grande macchina, ma il tutto doveva trovare anche una sua diciamo, formalizzazione, cioè doveva trovare anche, per dirla proprio semplicemente, anche uno spazio dove tutto questo poi veniva raccolto e dove doveva continuare questo lavoro di, appunto, di ricerca, di informazione, di formazione. E Lucio ha quest'idea, insomma, erano anche gli anni in cui le attività della galleria erano diventate, dopo anni di, diciamo, difficili, dopo anni di, insomma, cinghia tirata fino all'ultimo buco, erano anni in cui la galleria di Lucio Amelio si era imposta come una delle, diciamo, delle gallerie più importanti a livello europeo, se non a livello mondiale. Non dimentichiamo che Lucio Amelio è uno dei cinque fondatori di Art Basel, della Fiera di Basilea nel 1970, cioè Amelio era una voce, un interlocutore fondamentale, diciamo, era in quel momento l'ambasciatore dell'arte contemporanea italiana nel mondo. Per cui, sempre mettendo a disposizione soltanto le sue energie, perché, ripeto, la partecipazione, diciamo, esterna fu proprio, come dire, fu molto formale. Cioè, se pensate che per la mostra, se si pensa che per la mostra del Grand Palais lo sponsor ufficiale era Banco di Napoli, ma la sponsorizzazione si limitò praticamente a un contributo sul catalogo e al costo degli inviti del poster. Vabbè, ma queste sono note a margine, insomma, che possono essere anche insignificanti. Fatto sta che Lucio decide che dice: vabbè, ok, se non ho una risposta dalla città, la risposta la trovo io. E a quel punto lui acquistò un antico monastero, all'epoca fatiscente, un monastero del Seicento, in corso Vittorio Emanuele, che doveva essere ristrutturato e doveva diventare la sede della fondazione. Poi gli eventi personali di Lucio, si ammala, insomma, gli eventi, come dire, rallentano, se non bloccano completamente tutto questo processo. Restava comunque l'esigenza di dare uno spazio, di dare un luogo a tutto quello che era successo, perché non poteva, cioè non è che si poteva
come dire, all'improvviso abbandonare questo progetto. Era un progetto che ormai coinvolgeva e soprattutto andava avanti autonomamente, cioè in qualche modo noi continuavamo a avere, per esempio, proposte da altri artisti di voler partecipare o comunque di dialogare, diciamo, di confrontarsi, diciamo, su questo progetto che ormai aveva preso una strada che, appunto, dove il terremoto, cioè la vicenda del 1980, era la vicenda, come dire, che aveva mosso tutto, ma quello che stava diventando importante e che coinvolgeva tutto era proprio questa idea di una creatività inarrestabile, di una rimettere anche in discussione tutta una serie di tematiche che in qualche modo erano scomparse, cioè non erano sempre meno presenti nel dibattito e nella ricerca dell'arte contemporanea, quindi la centralità dell'uomo, la centralità come diceva Beuys, appunto, la rivoluzione siamo noi, cioè siamo noi i protagonisti, siamo ognuno di noi, l'artista, ma chiunque si sente, chiunque è consapevole di tutto questo, siamo noi i protagonisti della creatività e di tutto quello che, diciamo, di quello che significa. La sede della fondazione, che era stata appunto destinata a raccogliere la collezione, è la sede che poi appunto sarebbe diventata appunto un luogo dinamico, un luogo di ricerca, insomma, non va avanti perché Lucio si ammala, insomma, a quel punto Amelio, che non sentiva che il progetto non poteva arrestarsi, cioè, la sua condizione in quel momento di, ovviamente, diciamo, di salute, insomma, molto preoccupante, non poteva arrestare un progetto che era, secondo lui, ma molto più grande anche di quelle che erano poi le sue vicende personali. Per cui cercò di coinvolgere la sovrintendenza, e in un primo momento il Museo di Capodimonte si dimostrò molto attento, cioè molto anche sensibile, cioè pensarono, cioè ci fu questa prima idea di portare l'intera collezione. Allora si stava ristrutturando il terzo piano di Capodimonte, portare la collezione a Capodimonte. Poi però tutta una serie di incomprensioni, di, boh, insomma, tutta una serie di vicende, così, un po' che non sono mai state definitivamente chiarite. Insomma, fatto sta che la collezione a Capodimonte non arrivò mai. E fu fondamentale a quel punto l'offerta che, cioè, la proposta che viene fatta dal Palazzo Reale di Caserta, cioè si offrì, no? Dice, ma la Reggia di Caserta potrebbe essere un luogo giusto, cioè un luogo straordinario per raccogliere, per contenere la collezione. Tra l'altro, dico, l'idea, perché a Capodimonte all'inizio, appunto, si pensava di metterlo cioè, al terzo piano, questo nuovo spazio che si sarebbe aperto, anche per, come dire, distanziarlo, per tenerla staccata da quello che era la collezione del museo, cioè una delle più grandi collezioni al mondo. Tenendo presente che, diciamo, negli anni passati, chi aveva avuto, come dire, che è stato uno dei primi a creare questi incroci tra antico e moderno, come si diceva, e contemporaneo, come si diceva una volta, fu proprio Raffaello Causa, quando per primo, cioè credo che sia stato il primo sovrintendente dei musei nazionali, a inserire all'interno di una collezione, appunto,
storico, di una collezione antica, un'opera d'arte contemporanea. Cioè, all'epoca fece uno scalpore straordinario quando era la metà degli anni 70, quando nella collezione fatta, diciamo, di Capodimonte, tra la sala dove all'epoca c'era la parabola dei ciechi di Bruegel e quella dopo dove c'era la flagellazione di Caravaggio, il professore Causa volle che in un salone tra appunto questi due estremi fosse inserito quello straordinario Cretto di Alberto Burri, cioè fu la prima proprio, come dire, rappresentazione plastica, rappresentazione, esecuzione di questo nuovo criterio museografico. Per cui quando la Regia di Caserta si offrì per appunto poter ospitare, cioè poter raccogliere, poter sistematizzare l'intera collezione, proponendo ovviamente di tenere le opere dei 65 artisti all'interno dell'appartamento reale, quindi incrociando le opere antiche, le opere la presenza degli oggetti, arredi della Reggia con le opere contemporanee, fu una proposta che ovviamente convinse tutti noi e soprattutto convinse lui, tant'è che appunto lui poi, come dire, cioè, destina con un lascito testamentale la collezione alla Reggia di Caserta, con appunto precisando che l'idea che appunto partiva dalla Reggia di tenere la collezione all'interno degli appartamenti reali, delle sale, diciamo, ufficiali della Reggia, era quella la soluzione che lui accettava e il motivo per cui, come dire, formalizzò e mise a punto questo lascito. E quando la collezione fu presentata, fu presentata appunto allestita in Palazzo Reale, siamo a ridosso anche della scomparsa di Lucio, fu evidente, fu, come dire, credo fu chiaro a tutti che l'importanza, la forza, la straordinarietà di tutta questa vicenda. A Parigi fu straordinaria la mostra, però secondo me è proprio a Caserta, all'interno del maestoso e magnifico, meraviglioso scenario della Reggia, che si rafforza ed è molto evidente, appunto, l'importanza, la potenza, l'importanza, diciamo, concettuale, l'importanza culturale e civile della collezione. E questo, diciamo, è stato il momento, diciamo, culminante, il momento, diciamo, più eclatante di una vicenda. Poi, purtroppo, per motivi ovviamente, diciamo, burocratici, per motivi che non saprei nemmeno come definire senza sbagliare. Insomma, la collezione ha avuto altre traversie, cioè è rimasta fino a un certo punto negli appartamenti reali, poi è passata con un tragico allestimento nelle sale dell'ex scuola dell'aeronautica, in attesa sempre di una ridefinizione, ma la ridefinizione credo che è nella sua storia, nei fatti, cioè il destino di questa collezione è, e non può essere diversamente, quello appunto iniziale, quello che era stato, diciamo, aveva sancito questo accordo, questa intesa tra Palazzo Reale e Lucianelli, motivo per cui la collezione da Napoli arriva a Caserta. Lucio, il suo progetto, la sua idea, ma era anche, come dire, era anche una sua, una,
una testimonianza sentimentale. Lui avrebbe ovviamente voluto che la costruzione restasse a Napoli perché era la sua città, perché era lì che era nato tutto, per l'importanza, come dire, anche simbolica. Però, insomma, poi alla fine dico, Napoli, Caserta, se diciamo, guardiamo, cioè, se alziamo un po' il punto di vista della prospettiva, non è che insomma era così distante, cioè ci poteva stare benissimo. Il problema è che appunto nel tempo e nello stato attuale la collezione deve ritrovare questa sua, deve ritrovare una sua definizione, cioè una sua totale e assoluta incontrovertibile definizione, cioè la Reggia di Caserta credo che ha tra le sue, diciamo, ha in mano una delle collezioni più importanti di arte contemporanea che oggi esistono al mondo e una chance irripetibile. Quando noi, dopo la mostra del Grand Palais, abbiamo avuto offerte, diciamo, molto interessanti da musei e da spazi internazionali, quando appunto si poneva il problema di come, diciamo, come contenere tutto questo esperimento e c'era ancora insomma, tutta una serie di traversie che non facevano capire bene se la cosa poteva restare a Napoli oppure no. Per cui insomma è una occasione, credo che ci guidano tutti, che dovrebbero stimolare il Ministero piuttosto che le sovrintendenze, anzi insieme, appunto a dare una, a chiudere questa, cioè a eliminare questi elementi di incertezza e a finalmente rendere ufficiale fino in fondo, ufficializzare, rendere visibile, rendere davvero fruibile una delle, diciamo, dei capitoli più importanti a livello collezionistico, a livello culturale che l'Italia ha scritto, diciamo, dagli anni 80 in poi. E Caserta ha l'opportunità, l'ha avuta e continua ad averla sempre di più, di diventare protagonista, di diventare un polo, come dire, veramente importante per quanto riguarda la partecipazione a quello che è la ricerca, il dibattito, la vita dell'arte contemporanea, anche perché insomma, le distinzioni tra antico e moderno credo che non abbiano più nessuna, cioè, siano abbastanza senza senso, insomma, l'arte è sempre contemporanea a se stessa, per cui un'opera d'arte dei nostri giorni, se tale, se ha una qualità e se ha una verità, non ha nessun problema a stare insieme a qualcosa che appartiene ad altre epoche. Quindi non è questo il problema. Il problema cioè, quello che dovrebbe davvero diventare un impegno da parte di tutti, cioè da parte nostra, diciamo di chi in quegli anni e nel tempo ha continuato a sostenere, a lavorare su questa vicenda e chi poi dopo ha avuto il beneficio di un lascito così straordinario, l'impegno è quello di davvero utilizzare al massimo. È un'occasione irripetibile e credo che sia anche proprio, come dire, la forma più lineare, più elementare per ricordare e omaggiare chi tutto questo ha voluto, appunto, Lucio Amelio. Ok.